Le buone pratiche di protezione civile entrano a scuola. È stato firmato un protocollo tra il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, e il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Roberto Curtolo. Attraverso questo protocollo verranno dunque attuate politiche integrate di sicurezza e protezione civile che coinvolgano direttamente gli studenti. Sì, dobbiamo dire che la cultura della prevenzione deve partire dai più giovani, dunque questo è l'elemento essenziale perché naturalmente sono loro che un domani dovranno, nelle nuove istituzioni che si creeranno nel tempo, dovranno acquisire, assorbire da questo punto di vista proprio questa logica, dunque l'impianto culturale su questo è fondamentale. Ringrazio gli uffici della provincia perché da questo punto di vista possiamo dire la provincia di Arezzo è all'avanguardia sulla protezione civile, lo vediamo. Adesso i nostri tecnici sono presenti anche nella martoriata provincia di Forlì-Cesena, dunque su questo anche da questo punto di vista, oltre alle capacità professionali, c'è anche un elemento di solidarietà. Poi ringrazio il dottor Curtolo perché c'è una bellissima collaborazione fra la nostra provincia e l'ufficio scolastico, questo per far capire che comunque le sinergie si creano fra istituzioni per dare maggiore consapevolezza ai nostri ragazzi. Fra mondo della scuola e provincia di Arezzo c'è, come diceva il Presidente, sempre stata una lunga sinergia, una lunga attività di collaborazione e questa sta continuando e attraverso questo protocollo si sta approfondendo su un tema che è sicuramente all'ordine del giorno per quanto riguarda gli eventi che si sono verificati e nelle Marche, in parte della Toscana, ma specialmente in Emilia-Romagna. Però questo è l'aspetto eclatante. Però noi dobbiamo educare i ragazzi a comportamenti attraverso i quali la salvaguardia, la protezione dell'ambiente e comportamenti coerenti con questo siano la normalità e non siano solo evidenti in casi eccezionali. Quindi questo è il nostro obiettivo, educare i ragazzi. Ringraziamo di nuovo la provincia che ci mette a disposizione le proprie strutture, le proprie specializzazioni, le proprie esperienze e le proprie competenze affinché all'interno delle scuole questo tema possa essere trattato sia dal punto di vista tecnico e poi immediato dal punto di vista educativo nei termini di responsabilità individuale dei ragazzi.